Bene ragazzi, siamo con Maurizio Morelli che in questo video festeggia i suoi 1000 iscritti con un tutorial richiestissimo come registrare il cambio. Allora io dico direttamente qual è il problema più grosso della registrazione del cambio, a parte il rumore, è che la cadena può andare da qua, ok, scavalca di qua o scavalca da quest'altra parte. Per evitare questo abbiamo bisogno della registrazione del cambio e vi dico subito che le due viti che dobbiamo prendere in considerazione sono questa e questa. Questa in sotto, Mauri, a che serve? Per evitare che... Queste sono le viti di regolazione di fine corsa, che significa quella sotto non fa cadere la catena dall'ultimo rapporto, quello grande, Verso l'interno, verso l'interno della ruota. ok? Quindi non la fa cascare qua, quella sotto. Quella sopra invece non fa cadere il rapporto più piccolo, non fa cadere la catena addosso al telaio. Va bene, ragazzi, allora faccio vedere come procede, Mauri, vai. Allora, per prima cosa mettiamo sull'ultimo rapporto. Sì. Allora, qui innanzitutto io adesso ho staccato la corda, Sì. quindi se non è staccata la corda noi mettiamo tutto sull'ultimo rapporto. Ok. Poi prendiamo la corda, l'ho L'ha staccata sta corda? Vorrei farmi staccata capire. perché se qualcuno vuole cambiare la corda almeno lo vede proprio per Ah, intero come si fa. questo lo stai spiegando per quelli che vogliono cambiare la corda. Quindi Ok, poi mettiamo a la corda tiro. la sta mette, faccio vedere prima il buco dove la metti, eh. Allora, la infili là. C'è un buco? Sì, la mettiamo a tiro. Iniziamo. Sì. Giriamo pedaliamo. Sì. Facciamo girare la catena. E Sì. ora andiamo a premere qui sul primo rapporto. Ok, Mauri, vai. Andiamo a fare salire. Quindi la fai salire fino a dove? La Salire, faccio dai. salire una alla volta e controllo una alla volta come entra la catena su tutti i rapporti. Vai. Eccolo che sale, ragazzi. Ole. Ok. Ole. 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 Allora, già sta andando bene, già va bene. Ole. Ole. Questa va bene, quindi non c'è bisogno di registrarlo. Ok, sì, per adesso va bene. Allora, che Starala allora, cosa via. poteva... Sì. Staralo un pochetto, vediamo invece che succede quando la catena è regolata male. Vai, allora Allora, ricominciamo. faccio scendere. Allora, abbiamo visto cosa succede quando va bene, ma adesso Maurizio ci fa vedere che l'ha tarata male. Cosa succede quando va male? Intanto vi dico, ragazzi, che se vedete i commenti Periscope a fianco con l'altra inquadratura è perché stiamo in diretta in questo momento anche con Periscope. Quindi potete vedere le riparazioni in diretta e mettere commenti che poi andranno su YouTube. Beh, seguite 1000 accendini su Periscope. Allora, in questo caso la catena Vai, cade. cade, è caduta la catena, Per ragazzi. quale motivo? Perché il cambio si muove più del dovuto. Il cambio si muove più del dovuto, quindi la catena va all'interno. Allora, faccio vedere. Per evitare che la catena Vada si muova, all'interno. che il cambio Vedi si... come fai? Allenti per recuperare la catena. Vedete, fa quel movimento in modo che Pedalo recupera indietro, spazio. ok. Ok, ha recuperato la catena. Allora, per evitare che il cambio si muove troppo e fa cadere la catena all'interno della ruota, vado a stringere il fine corsa. Lo posso provare anche con le Faccio vedere mani. qual è la vite fine corsa. Questa qui. Quella là, Allora, dai. la catena sta sull'ultimo Sì. rapporto. Il cambio ancora si muove, non si Sì. deve muovere, lo devo bloccare perché se si muove me la fa cadere dentro e cade, non lo devo far cadere. Quella l'abbiamo visto. Faccio vedere come regolo il cambio. Allora. Vai. Allora, che cosa faccio? Lo tengo spinto, vedo che si Sì. muove. Io Ecco, facci capire come stai, così almeno... registro la Ok. vite di fine corsa finché vedo che poi si blocca e non andrà più a cadere all'interno. Vedi, si muove, quindi continua ancora. Ok, si Ecco, muove. adesso è È duro. duro, ok. Quindi è registrato. Perfetto. Allora, rifaccio. Faccio salire sempre una alla volta, sento che va bene. Qui fa un po' di rumore, che significa quando la corda è lenta, quindi non è proprio tirata con la tensione giusta, che può fare un po' di rumore la catena sui rapporti, io vado ad agire sul
questo registro, muovo questo registro, sì. Più lo giro, più la catena, più la corda va in tensione. Quindi rinquadra qui. L'hai girato, la corda andava in tensione, sì. Quindi rinquadra. Ok, ci siamo, vai. Ok, primo rapporto va bene, secondo rapporto va bene. Ora la proviamo a salire. Fino adesso va tutto bene, non fa neanche rumore. Attenzione all'ultimo rapporto. Ok, è entrato e non cade. Va bene, ora proviamo a farla scendere. Vai, intanto vi faccio vedere la sua mano che muove i cami, vedete? Allora, se è troppo tirata la catena, la corda fatica a scendere. Quindi io faccio il contrario di prima, lo allento questa vite. Ok. Allora, ripeto, se fatica a salire, la corda significa che è lenta. Quindi questo lo vado a girare e tiro la corda. Più la corda è tirata e più sale con facilità. Se invece fatica a scendere, significa che la corda è troppo tirata, quindi la devo allentare. Più l'allento, più scende con facilità. Ok, andiamo sempre. Va bene, scende bene. Scende bene. Ok, anche il fine corsa, l'ultimo di fine corsa sul rapporto più piccolo va bene, perché la catena non va a toccare sul telaio. Ok. Poi spiego un attimo veloce a che cosa serve quest'altra vite, perché ci sono tre sul cambio, questi allora, due del fine corsa. Quelle due stanno vicine e questa è la terza. Questa è la tensione. Ok, in poche parole, la catena è molto vicino al rapporto più grande, quindi il cambio deve essere più tirato. Questa è la distanza giusta, okay, quindi questa qui che è la distanza giusta, io la vado a fare con la vite. Allora vedete, e quindi questa distanza qua Maurizio la otterrà regolando la vite di fine corsa. Vai, regola la vite. Allora rimani fermo lì, sì. Che è la terza vite, quella che stava da sola, quella che era figlia unica. La stringo, unica, eh. Ecco, vedi? Sì, la vai, stringo, vedi? La vediamo a occhio, si vede, okay. Perfetto, così adesso va bene. Ok. Olè! Questo era un video di ringraziamento per i 1000 iscritti di Maurizio Morelli, quindi se conoscete il canale di Maurizio Morelli su YouTube, andatela a cercare se lo state vedendo sul canale di 1000 passi e iscrivetevi a Maurizio Morelli. Siamo anche in diretta su Periscope, se volete seguirci nelle dirette, avete Periscope, cercate 1000 accendini su Periscope. Allora, no, lo strillo lo... Mettete pollici in su, gli dici, mettete pollici in su, perché questa è... Va bene? E poi io faccio lo strillo. No, però lo strillo te lo voglio che ti inquadri tu da solo. Ma sto a quadrare sullo strillo, dai che ci sei tu uguale. Va forza. Bene. Va bene. Mille, aspetta. Hai una connessione in merda, porca troia. E allora, vabbè, la porta, non fa niente, dai, oramai questa così, dai. Allora, vabbè, è un po' che... Devi dire, mi raccomando, pollici in su. E dai, no, tu dici grande successo, e di dai, Morelli, io mettete sempre pollici in su e tu dici perché questa è l'asse. Va bene, però fa una faccia incazzata, sì. Dici Italia, capito? Sì. Grande successo di Maurizio Morelli, mettete sempre pollici in su. No, aspetta, che non mi devi fare più ritmo, perché uno va a incazzarci, dai, che Italia con la faccia con incazzata, la faccia, certo, lo facciamo, vabbè. Grande successo di Maurizio Morelli, no, aspetta, rifallo perché mi viene da ridere, va bene, dai, aspetta, va bene. Grande successo di Maurizio Morelli, mettete sempre, no, tu mi perdi il ritmo, mettete, ce deve essere, non deve, tu mettete la fiacca, c'è il ritmo, non c'è pausa. Ma io Morelli, tu mettete sempre pollice in su, me lo devo dire, ma con proprio ritmo uno sveglio, che è sta cosa, mettete sta bosceria, mettete pollice in su, oh sempre Bruno, che cosa, c'è un amico mio che gli fa, se ti piace Moscio te faccio morire, no raga, qui non ci piace Moscio. vedete come sono studiati i strilli di 1000 accendini, Grande successo di Maurizio Morelli. Mettete pollice in su. Perché questa è Italia! Acolo! Mille! Un nuovo record del mondo! Coca-Cola, Mentos e Nutella, record del mondo! Sì! Italia! Italia! Record del mondo! Nutella, Coca-Cola e Mentos! Questa! Italia!
E basta, cazzo!